in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Rosario dei Pionieri, Misteria, Glorie, Deus in adiutorium meum intende. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese all'inferno. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Gloria Patri et Filio e Spirito Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, in secola secolorum. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ti Regina del Rosario, prega per noi. Aveniat regnum tuum, Domine. Aveniat per Maria. Ave, ave, ave. Mysterium, Iesus amortuis resurgit. Perché cercate tra i morti colui che vivo non è qui, è risorto. Alleluia. Pater nostre che es in celis, sanctificetum nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus,
benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria, Patri, et Filio, et Spiritui Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lodato sempre sia. Il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ritorniamo a voi. Regina del Rosario, prega per noi. Adveniat regnum tuum, Domine. Ave, ave. Secundo mysterium. Iesus in celum ascendit ad dexteram Dei Patris. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose del cielo, non quelle della terra. Pater nostro che sei nei cieli, santificato il nome tuo, venga il regno tuo, sia fatta la tua volontà come in cielo e in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Domine tecum, benedetta tu in mulieribus, benedetta fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Domine tecum, benedetta tu in mulieribus, benedetta fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Domine tecum, benedetta tu in mulieribus, benedetta il fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Domine tecum, benedetta tu in mulieribus, benedetta il fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Domine tecum, benedetta tu in mulieribus, benedetta il fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Domine tecum, benedetta tu in mulieribus, benedetta il fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Domine tecum, benedetta tu in mulieribus, benedetta il fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Domine tecum, benedetta tu in mulieribus, benedetto il fructus ventris tuo, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Domine tecum, benedetta tu in mulieribus, benedetto il fructus ventris tuo, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Domine tecum, benedetta tu in mulieribus, benedetto il fructus ventris tuo, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria, Patri, et Filio, et Spiritui Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lodato sempre sia. Il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato, Regina del Rosario, avveniat regnum tuum Domine. Ave, ave. Tertium mysterium, descensu Spiritus Sancti in Pentecoste. Erano unanimi in preghiera con Maria, madre di Gesù, apparvero loro lingue come di fuoco, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Veni, Sante Spiritus. Preghiamo, come sempre, in questo terzo mistero, per il Sommo Pontefice, il Papa regnante, Papa Benedetto XVI. Pater noster qui es in celis, sanctificetum nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lodato sempre sia. Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricordiamo. Regina del Rosario, prega per noi. Aveniat regnum tuum Domine. Ave, ave, ave. Yeah.
Quarto mistero, Maria Virgo in Celis, assunta est. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Pater noster, qui es in Celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lodato sempre sia santissimo nome di Gesù Giuseppe Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che troviamo noi. Regina del Rosario, prega per noi. Avveniat regnum tuum, Domine. Avveniat Ave, ave, ave. Quinto mysterium, Maria Virgo in Celis, Regina coronatur, signum a magnum apparuit in cielo, mulier amicta sole, et luna supedibus eius, et supra caput eius, corona stellarum duodeci. Ego sum famulus tus, Maria, Mater mea, famulus tus, Maria, Regina mea, famulus tus, Maria, Domina mea, totus tus, Maria, totus tus. Pater noster, qui es in Celi, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù Giuseppe. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a voi. Regina del Rosario, prega per noi. Aveniat regnum tuum, Domine. Aveniat per Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exsules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, avocata nostra, illos tuos misericordes omnes ad nos converte. Eri Jesu, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, o pia,
Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra, fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, che una volta era Maria, sia la nostra avvocata. Amen. In riparazione delle bestemmie, Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Cuore Immacolato di Maria, 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 cuore Immacolato di Maria. E adesso l'inno dei pionieri. La nostra vita è cambiata, nella preghiera rinnovata, e da lassù una voce dice: voi sarete più felici. Adesso abbiamo capito, amare il prossimo il tuo invito, a te Maria ci affidiamo, con la croce e la corona in mano, tutti i giorni, tutti i momenti, lodiamo Gesù e Maria e tutti i santi, perché con il cuore e con la mente la nostra fede prorompete. Ci siamo riuniti in un gruppo straordinario, siamo i pionieri del Rosario, i pionieri del Rosario. Apriamo il nostro cuore, Madre Santa, riempilo d'amore, accogli sotto il manto, accetta questo canto, la preghiera è il nostro vanto. Ci siamo riuniti in un gruppo straordinario, siamo i pionieri del Rosario, i pionieri del Rosario, siamo i pionieri del Rosario, i pionieri del Rosario. Viva Maria Immacolata, e viva, torniamo a posto. Allora, sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria, la benedizione poi la dispenso. Alla fine, un saluto sempre intenso e affettuoso ai cari pionieri del Rosario, che questa sera numerosi sono venuti ad animare la recita del Santo Rosario. Grazie cari pionieri, è una testimonianza che rendete a tutto il piccolo resto che vi segue da tutta Italia e non solo. E chissà che col tempo questa iniziativa, piano piano, lentamente, noi coinvolga anche uomini da altre parti d'Italia. Ecco, questa è la prima cosa che volevo dire. Grazie pionieri. Poi un grande senso di vicinanza
da parte di tutti noi della grande famiglia di Radio Domina Nostra, lo esprimiamo al giornalista della RAI Aldo Maria Valli e al suo collega o amico che con lui era in macchina, hanno avuto un incidente stradale abbastanza serio. So dalle ultime notizie che Aldo non si è fatto nulla, Aldo Maria Valli, e meno male, ecco, lo affidiamo alla Madonna, abbiamo pregato per lui, continuiamo a farlo, che la Madonna lo protegga e lo custodisca, ecco questo. Però la cosa più importante che volevo dire è che oggi 29 novembre è iniziata la novena della Madonna Immacolata, viviamolo con intensità questo tempo, questi 9 giorni, questi 9 giorni guardiamo a Maria. E dicevano i padri, De Maria nunquam satis, no, cioè di Maria non ci si sazia mai, tutto può saziare, tutto può stancare, ma la Madonna non stanca mai, è tutta piena di Dio, è tutta relativa a Dio. E voi sapete che Dio, prima di abitare in un posto, chiedeva che venisse consacrato quel posto, no? Pensate la dimora di Silo, poi soprattutto il Tempio di Gerusalemme. Ecco, Maria è l'arca della nuova alleanza. Per questo è immacolata, perché doveva ospitare in grembo, come fa una donna. Pensate un po' qual è la grandezza, lo dicevamo stamattina leggendo i testi del Cardinal Newman, la grandezza del cristianesimo, Dio circoscritto nel grembo di una donna. È davvero qualcosa di... E siccome non c'è il concorso maschile che divide il patrimonio genetico dell'embrione, Gesù ha preso tutto dal punto di vista umano da sua madre. E questo i padri della Chiesa avevano capito. Ario, il neoarianesimo dei nostri giorni, il luteranesimo, il modernismo, sono, diciamo così, attenti bene, sono perversioni mentali di fronte alla limpidezza del messaggio cristiano. I padri della Chiesa avevano capito bene, guarda cosa dicevano, vere Deus, vere homo, in latino, no? Dirà San Leone Magno, vero Dio, vero uomo. E allora i padri greci dicevano, homousios to patri, cioè della stessa sostanza del padre riguardo a quale natura delle due? Quella divina, è chiaro. Cioè Gesù Cristo è la seconda persona della Santità, la persona di Gesù è una persona divina, perché lui è la seconda persona della Santissima Trinità, homousios to patri in greco, della stessa sostanza del padre, però anche vero uomo. E allora homousios to matri, che bello questo! Capite quanto è bello? Guardate, la fede cattolica è limpida. La fede cattolica, io lo vedo in questa battaglia che sto portando avanti, i miei nemici digrignano i denti, perché la fede cattolica è limpida, è cristallina, 2 più 2 fa 4, non fa né 3 né 5. Homousios to matri, della stessa sostanza della madre in quanto alla natura umana. Nel senso che, come a riguardo della persona divina, Gesù Cristo, attenti bene, condivide, diciamo così, nella pericoresi trinitaria, cioè nella circumcessio in latino, nella, diciamo, dinamismo d'amore agapico delle tre persone divine, il Verbo condivide, no, la stessa natura divina del Padre e dello Spirito Santo. E di che tipo è questa natura? Noi lo sappiamo, sì, è divina, ma chi è Dio? Qual è la natura di Dio? Lo sappiamo, ci è stato detto. Certo che ci è stato detto. Nella prima lettera di Giovanni, che non a caso è l'apostolo del cuore, l'apostolo prediletto, è il discepolo che Gesù amava, o Theos agapestin in greco, cioè Dio è amore, non eros estin, cioè eros significa lavorare per avere quella persona a mio favore, ma agape, donarsi. Allora il Verbo, Gesù Cristo, in quanto persona divina, condivide col Padre la natura divina e la prende tutta da Lui, diciamo così. Ugualmente, parimenti, Gesù di Nazareth, in quanto natura umana, prende tutto dalla Madre. Ecco perché noi la celebriamo Immacolata. Perché Maria è il Tempio di Dio. Maria è colei che nel suo grembo per 9 mesi tiene l'incirconscrivibile. Bisognerebbe leggere i padri della Chiesa greca, ma infatti io dico che un pugno allo stomaco di questi maledetti eretici, sono maledetti non solo perché avvelenano le anime e hanno usurpato il trono di Pietro, ma perché hanno alleanza con Satana. Hanno alleanza con sé, io devo proteggermi di continuo, Fiolicari. Non è ancora il momento, ma verrà il tempo in cui io dovrò raccontare queste cose qui, quello che sono capaci di fare per cercare di eliminare i nemici.
ma questo fra un momento lo vedremo. Ecco, ma un pugno allo stomaco sono i padri greci, la teologia orientale, dovreste vedere come ma già l'inno Akathistos, no? L'inno Akathistos, quello greco che si fa tutto in piedi, che noi abbiamo fatto tante volte, non fa che elogiare la Santa Vergine Maria, tu sei il Tempio di Dio, tu sei la nuvola di Elia, e tu sei lo splendore del Carmelo. È un continuo, incessante, superlativo tentativo di lodare la grandezza di colei che nel suo grembo, questi padri l'avevano chiaro, Dio è incirconscrivibile, no? Dio è infinito, Dio è immenso, Maria riesce a tenerlo in grembo. Allora oggi inizia questa novena che, come avete visto, da quando c'è la falsa chiesa al comando nel governo delle strutture, vedete molto bene il minimalismo mariano dove ha portato. Cioè, fra un po', siccome che nessuno reagisce, se non pochi, Pachamama sostituisce la Santa Vergine Maria. Bergoglio è evidente, ormai è svelato, tutto quel che doveva essere chiaro è stato chiaro. Prova livore e fastidio verso la Madonna, l'ha definita una peccatrice come tutti gli altri che deve fare un cammino di santità, e smentendo così clamorosamente il bagaglio della fede cattolica e soprattutto diventando eretico ulteriormente, perché è un dogma proclamato dalla Chiesa nel 1854. E però non si è fermato lì. L'ammanco mariano, donna comune, donna nostra sorella, donna amica di qui, donna di lì, è stato riempito dall'arrivo di Pachamama. Ma Bergoglio può andare avanti perché nessuno lo ferma, capite? Nessuno lo ferma. Ma io adesso vi ho fatto un foglio e uno schizzo che ho fatto io, lo conserverò a perpetua memoria, di cui vi parlerò stasera. Comunque, questa sera, dicevo, inizia oggi la novena dell'Immacolata. Viviamola con intensità. Domani è sabato, allora potrete seguirla tutti, perché molti non lavorate, mi sto riferendo soprattutto agli uomini, potete seguirla in diretta su Radio Domine. Domani è già il secondo giorno di questa novena con la quale cantiamo le lodi alla Santissima Trinità, perché ha preservato Maria, la Santa Vergine, da ogni macchia di peccato. Soprattutto è stata concepita l'unica creatura. Quanti miliardi di esseri umani sono esistiti sulla Terra? Non abbiamo idea, miliardi. A questo momento siamo 7 miliardi, forse anche di più. Adesso, figurarsi nel corso dei secoli, tutti peccatori. Tutti siamo concepiti col peccato originale a seguito della cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso dall'Eden. Ma l'unica creatura che è stata concepita senza peccato in vista dei meriti di Gesù Cristo è proprio la Beata Vergine Maria. Allora in questi giorni noi intensifichiamo la preghiera. Vorrei rivolgere un appello a tutti voi. È possibile che questo si faccia, e cioè pregare la corona per intero. Cioè la corona intera prevede misteri gaudiosi, misteri dolorosi e misteri gloriosi. È possibile. Se uno è in macchina e va a lavorare, si può già pregare, poniamo un rosario. E io ho un suggerimento da dare a tutti voi. Su YouTube ci sono i rosari di Benedetto XVI, no? Allora uno li può pregare perché non ci sono le giaculatorie, e dura 15 minuti al massimo, no? E uno se li prega, peraltro il latino, che è la preghiera, la voce, la lingua ufficiale della Chiesa, e uno si prega i tre rosari, tutti e tre i rosari durante il giorno, al mattino, pomeriggio, la sera. È una grazia che si può ottenere, in questo momento è molto importante averla. Allora, la catechesi di questa sera, io dopo queste introduzioni, la introduco con un messaggio che la Madonna ha dato a Pina Auricchia, in quelle apparizioni, in quei messaggi dati dalla Madonna ad Avola, messaggi che sono stati tremendamente avversati dalla falsa Chiesa ancora prima che arrivasse Bergoglio, perché lì la Madonna li ha svelati prima ancora che facessero le loro manovre. La Madonna e Gesù, anche, e San Michele Arcangelo, a un povero contadino, era un contadino, non mi pare, con la quinta elementare, ecco, aveva la quinta elementare lui, e nessuno venga a chiedermi di non parlarne, perché li denuncio, perché ho ricevuto appelli a non parlare di... Allora, io parlo di Don Stefano Gobbi, e quelli, siccome hanno paura di Bergoglio, sono tutti impauriti, quella paura che mette Satana. Don Minutella non deve parlare di Don Gobbi. Parlo di Pina Auricchia, Pino non deve parlare di... Io parlo di chi voglio io,
fino a prova contraria io cito i messaggi come quello che adesso vi leggo. Parla la Madonna a Pino: ricordatevi la mia visita a Fatima e questo luogo e il suo seguito, Avola. Ma infatti io sono stato lì e vi posso dire che veramente lì la massoneria internazionale ha avuto paura di quel luogo, ha avuto paura di quell'uomo, si è servito financo di persone a lui diciamo insospettabilmente vicine per distruggere l'opera. Hanno provato a distruggerla. Io prometto che farò di tutto per tenerla in piedi quest'opera, perché sono a servizio della Santa Vergine e hanno fatto i conti senza Madonna. Questo adesso è più che mai il tempo dello scontro, eh? E io sono andato lì, ho visto con i miei occhi la desolazione che c'è in quel luogo. La Madonna dice: nel cielo compariranno grosse lettere che dicono la parola Fatima. Ora ricordati che molte mitre, sapete cos'è la mitra? È quella, il cappello dei vescovi, dei cardinali, financo del Papa, sono sul cammino della perdizione per aver tradito la Chiesa. Sapete chi era al governo in quel momento mentre riceve questo messaggio Pino Auricchia? Non immaginerete mai quanto tempo prima la Madonna ha anticipato, anche Gesù, no? E mi pare anche San Michele Arcangelo, se non ricordo male, 2003. Cioè c'era al governo Giovanni Paolo II. E la Madonna aggiunge: pregate per loro, perché sarete fortemente rattristati nel vederli fallire nella propria missione e condotti al tradimento. Ora guarda questa visione, tu la descriverai, non aver paura. Giuseppe Auricchia, Pino, ha questa visione, ripeto, lui aveva la quinta elementare, ha conosciuto che cosa significava il boicottaggio mediatico e il tentativo a tutti i costi di sotterrare quelle visioni che noi siciliani abbiamo direi, siamo qui tutti più o meno siciliani, l'onore di poter avere avuto, di avere potuto avere qui, in quest'isola, queste apparizioni di Avola. Beh, vedete, c'è stata la lacrimazione Madonna a Siracusa negli anni 50, il 54, e poi ricordiamo Belpasso. Comunque Avola è su un piano assoluta, per questo non sono conosciute queste apparizioni. Si fa un gran parlare di Medjugorje, dove però la Madonna ci invita a guardare i fiorellini del campo e gli uccellini del cielo. Allora io non metto parola perché non è il momento, però personalmente vedo la barca di Pietro affondare, non riesco a immaginarmi la Madonna, la gospa come la chiamano, che ci invita a guardare gli uccellini del cielo. Sì, vabbè, sono anche belli, San Francesco pure li guardava, ma nel frattempo la Chiesa affonda e il trono è usurpato, c'è l'anticristo. Vi pare voi che c'è mai un riferimento a questi argomenti qui a Medjugorje? Non c'è ai nostri giorni. Ora che doveva esserci, uno aspetta i messaggi del 2, i messaggi del 25, così come anche questa sera lo dico perché è importante dirlo, io gli voglio bene, prego per lui, ma non capisco i messaggi anche di Pedro Regis, che pure è venuto qui, perché io dico, fino a qualche 2 anni fa, 3 anni fa, questi verbi al futuro avevano un senso. Ma insomma, quello che stiamo vivendo, e la Madonna dice sempre ci sarà, avverrà, accadrà. Ma come ci sarà, avverrà, accadrà? Scusate, ma quello che, come per esempio leggevo nei giorni scorsi un messaggio ultimo di Pedro, la Madonna direbbe ci sarà il sovvertimento della fede. Caspita, forse la Madonna non si è accorta che c'è Pachamama a Roma, il dio Moloch, che hanno fatto i riti satanici nella chiesa a lei dedicata? Come ci sarà? Capite? Invece questi di Pino Auricchia hanno una spinta. Allora, vi stavo dicendo, la Madonna fa vedere una visione a Pino. Pino deve fare la fatica di descriverla. E ascoltiamo uno degli amici di Pino Auricchia, che io conosco di persone, che saluto. Io gli avevo promesso che avrei parlato di questo. Mi è sembrato un segno che stasera, tra l'altro, è arrivato qualcuno che se ne intende. Nino Oliva, no? Avevo promesso che avrei parlato, ecco qui il momento, no? Pino Auricchia deve fare la fatica adesso di descrivere quello che vede, e adesso io ve lo leggo. Ho visto la poltrona del Papa e mi hanno detto a me che non hanno toccato i messaggi, così come Pino li scriveva li hanno lasciati, perché il Papa non ha una poltrona, c'è la sede, capite? Doveva scrivere ho visto la sede di Pietro, in forma elegante. Io forse, magari fossi stato io padre spirituale, magari l'avrei corretto io. E lui ha scritto ho visto la poltrona del Papa e avrei scritto ho visto la sede di Pietro. Comunque lasciamolo così come lui lo descrive, che secondo me è ancora più significativo. Ho visto la poltrona del Papa, attorno alla poltrona tanti cardinali che gli imbavagliavano la bocca per non farlo gridare.
e metterlo a tacere. Ma qui adesso viene, questi messaggi li dobbiamo far circolare. Pino dice che ha visto la poltrona del Papa, ha visto il Papa imbavagliato perché non parlasse, ma adesso arriva il bello. Alla sua sinistra vidi il Papa Nero. Vidi il Papa Nero. Voi sapete che i gesuiti vengono chiamati, cioè viene chiamato il superiore generale gesuiti, viene chiamato Papa Nero. Voi sapete che i gesuiti hanno un vincolo per cui non possono diventare papi, quindi anche questo invaliderebbe casomai. Comunque, perché un gesuita non può diventare papa, ci sono delle regole ben precise, ma è ovvio. Vidi un Papa Nero che vuole sedersi nel trono di Pietro. È o non è quello che noi stiamo dicendo e vivendo? Sulla mia pelle, perché vedete, fiori cari, oggi che pregavo per Aldo Maria Valli, non so perché mi è venuto in mente tutti i tentativi che hanno fatto con sottoscritto, no? La massoneria non ti elimina di per sé fisicamente, lo fa come extrema ratio. Infatti io dico sempre, qualunque cosa mi accada, sappiate, non abbiate dubbi, soprattutto se, perché loro sono capaci di pilotare la magistratura, di pilotare la politica, di pilotare anche i medici per fare un referto medico dove si dice nell'autopsia che Don Minutella ha avuto un infarto e nel frattempo magari è altro, capite? Sono capaci di fare queste cose qui. Ma stiano attenti, loro hanno avuto paura, perché un prete come me che viene fuori allo scoperto e lì fronteggia in nome della Santa Vergine e scoprono, perché hanno fatto le ricerche, non ha poteri, non ha alleanze, non è, ma questo è un pivello, un cretino, facciamolo fuori in TV, nei programmi della Rai, vi ricordate, senza possibilità di contraddittorio, mi hanno ridicolizzato, perché erano sicuri che in questo modo mi facevano fuori, non ci sono riusciti. Perché la battaglia è in corso, la mia opera è solo agli inizi, quella di Bergoglio tramonta, quella di Don Minutella è solo agli inizi, ne vedremo delle belle, e più si soffre e più va avanti l'opera di Maria, l'opera della croce. Aggiunge ancora Pino, vidi i nemici di Dio che adoravano il Papa, figlioli cari, guardate il potere incredibile dei messaggi di Avola ad un contadino con la quinta elementare. Guardate nel 2003, guardate quanto è attuale. Vidi i nemici di Dio che adoravano il Papa Nero e proclamano. Poi accanto c'è scritto lavorano, perché non si è capito bene, forse lui stesso ha fatto una correzione, non saprei questo, io non sono particolarmente esperto di me, sto lavorando per conoscerli meglio, ma vi assicuro veramente sono un capolavoro questi. Allora, ecco perché il titolo della catechesi era shock, uno shock continuo, no? Le profezie, due punti, punto esclamativo, è il titolo, no? Il titolo della catechesi stasera è uno shock continuo, cioè il cielo ce l'ha detto, e aggiunge Pino, Giuseppe Auricchia, lavoravano per distruggere la Chiesa e l'opera sarà lo scisma. Veramente, sacerdoti, vescovi, fedeli e cardinali fedeli alla Chiesa e i laici dovranno nascondersi. È quello che stiamo facendo noi. Dove nascondersi non è, almeno fino a questo momento presente, nascondersi per non farsi vedere. Nascondersi e non frequentare più le strutture. Ci sono questi dell'Unacum che sostengono che ancora quella è la Chiesa Cattolica. E sono accecati, non hanno capito che non è la Chiesa Cattolica. Il cielo ce l'ha detto chiaramente. Hanno le strutture, le hanno occupate. La Chiesa Cattolica è quella che ora in questo momento celebra negli hotel, nelle baracche, nelle case dei fedeli. Questo è nascondersi. Non è impressionante questo messaggio qui? Io trovo che veramente andrebbe imparato a memoria. Sacerdoti, vescovi, cardinali della Chiesa e i laici fedeli dovranno nascondersi per non cadere nella rete di ombre infernali. Pensate a quello che è accaduto in questi 6 anni. Soprattutto io vi dico che il passaggio decisivo è stata anche la intronizzazione di Pachamama. Bergoglio voleva questo, perché le lobby lì sono quella satanista,
È dagli anni 60 che padre Malachi Martin, gesuita poliglotta, colto, plurilaureato, presente alla lettura del Terzo Segreto di Fatima che Giovanni XXIII volle archiviare. È dagli anni 60 che i satanisti sono lì, ci sono preti che celebrano messe nere, fiori cari. Non stiamo giocando, è lo scontro finale. Qui è lo scontro finale tra la donna vestita di sole e il dragone infernale. E poi c'è la massoneria che si serve di questo, mandano campi magnetici, san fare quelle cose lì, il controllo delle menti, capito? San fare tante cose, sviluppano poteri paranormali, di fronte a cui il mondo intero si inchina, come Pino Aurecchia sta dicendo, per non cadere nella rete di ombre infernali, ma non riusciranno a diffondere che l'errore è la menzogna. Ecco, vi ho letto soltanto uno. E poi questo qui del 2010, già c'era Benedetto XVI, qui è la Madonna che parla sempre a Pino Aurecchia, dice 25 marzo 2010, il padre non tollera, il padre celeste, che i vescovi e i cardinali entrino nelle società segrete della massoneria. Si vede che in quel momento lì, regnante Benedetto XVI, tanti stavano affiliandosi alla massoneria, ma del resto non fa stupore che il cardinale Parolin vada alla riunione dei Bilderberg, non fa stupore, ormai non fa più stupore, o che il cardinale Ravasi faccia un incontro per dire che la scomunica ai massoni è stata tolta, non è stata tolta, una scomunica non viene mai tolta, ricordate, nel senso, come meccanismo di attribuzione, poi il Papa può decidere di toglierla, come ha fatto Benedetto XVI ragionevolmente con Monsignor Lefebvre. È necessario rimanere fedeli alla disciplina, alla persona stabilita da mio figlio. E guardate poi San Michele Arcangelo il giorno stesso dice a Pino: tutti coloro fra voi che si uniscono alle società segrete, alla massoneria, saranno condannati nell'abisso eterno per sempre. Cioè chi è iscritto alla massoneria, chi è massone va in inferno, lo dice San Michele Arcangelo. E tutti coloro che si alleano con i fratelli separati, i luterani eccetera, per i compromessi sulla fede, siano scomunicati e destituiti per sempre. Pensate un po' a quello che Bergoglio sta facendo con Lutero, le follie, le castronerie, le stupidaggini, sta usando un'espressione, meno male che mi sono fermato, di un Bergoglio, di un Ravasi, di un Monsignor quello lì, non mi ricordo più neanche come si chiama per fortuna, e altri, Spadaro, ecco, di padre Spadaro, che il Lutero era un uomo di Dio, era un uomo dello spirito, ma quello abbiamo visto col libro che ho scritto invece come stavano le cose. E i messaggi continuano, guardate, sono incredibili. Ma questo per dirvi che ci è stato detto. Ecco, allora, siccome di questi giorni il titolo della catechesi, come vi dicevo, sono già le 10 quasi, e questa è solo l'introduzione, pensate un po', io non so come dovrò fare, uno shock continuo, punto esclamativo, le profezie si avverano. In questi giorni sono venute fuori due notizie sconvolgenti, realmente sconvolgenti. È ovvio che i mass media non ne parleranno, né il sistema Rai, né il sistema Mediaset e neanche le televisioni locali. E non parleranno mai di questi argomenti, notatelo. Benedetto XVI è morto per la Rai. Ci avete mai fatto caso? E anche per le altre. Non esiste. Il problema non esiste per loro. Meno male che c'è Facebook. E allora Marco Tosatti ieri ha reso noto un lungo contributo. Io non ho capito esattamente chi è che l'ha scritto. Lui lo riporta, nel quale si dice che, attenti bene, il conclave del 2013 è invalido perché per altre ragioni, ma se fosse vera questa cosa qui, come sembra vera, non è che un elemento a fortiori di quello che io da 3 anni dico. Marco Tosatti non ne ha mai voluto parlare di quello che dico io, come tutti gli altri, la nuova bussola, eccetera, eccetera, fa niente, lo dicono gli altri, fa subito notizia su Facebook, ma non fa, importante che venga fuori, perché al conclave era presente il cardinale Walter Kasper, che era pluri scomunicato. Ora, le norme
canoniche che il tale riporta e che Marco Tosatti ripropone prevedono che se al conclave è presente un cardinale, perché sono i cardinali elettori, che è scomunicato, il conclave è invalido. Allora le persone di spirito, le persone che pregano, io sono stato in giro per tutta l'Italia, ho trovato gente anziana che mi ha detto in tutti i dialetti d'Italia, da quello veneto a quello romano, da quello calabrese a quello sardo, da quello piemontese a quello emiliano, romagnolo e non voglio scordare gli altri, che padre, per me questo non è il Papa. E io perché io penso sempre, dico adesso mi dicono perché ascolto le sue catechesi, ma quando mai? No, non è Papa, e ti dicono perché io da quello ho visto, ho sentito che c'era qualcosa che non andava. Cioè c'è un regno dello spirito che dà la percezione delle cose, capito? Anche questi dell'Unacum lo sanno, è che ormai sono incastrati, si rendono conto, perché adesso in questi giorni Dio li sta proprio massacrando a questi dell'Unacum, eppure ormai sono come i bergogliani, tacciono su questi argomenti. Allora ritorniamo a quello che stavo dicendo, e Marco Tosatti afferma che il conclave invalido è un argomento a fortiori, no? Che io faccio come ad usum delfini, cioè lo prendo per mio. Io spiego da 3 anni quasi le altre ragioni per cui il conclave è invalido. Ci siamo? Le conoscete? E cioè è invalido perché il Papa che si è dimesso e che ancora è vivo è il Papa regnante, in quanto il canone 332, paragrafo 2 del Corpus Iuris Canonici dice che le dimissioni sono valide quando c'è libertà di scelta e Benedetto non è stato libero di farle. Quindi se c'è un Papa regnante non si può celebrare un conclave. È questo che ho sempre insegnato, no? Mi seguite? Di più, ho sempre sottolineato, il cardinale Bergoglio, come dice il cardinale Dannels, è stato, e non solo lui, è stato scelto per essere rimpiazzato e usurpare il trono di Pietro e cambiare per sempre la Chiesa in che cosa? In qualcosa come una succursale del nuovo ordine mondiale. Ci siamo? Quando poi ieri scopro che Marco Tosatti pubblica questa cosa, avendomi peraltro, lo dico con tutto l'affetto possibile, ma non è detto che sia un guaio, ignorato per 3 anni, no? A me mi ha ignorato più o meno per 3 anni, aveva solamente dato notizia la prima volta del raduno, poi basta, la scure del boicottaggio ha coinvolto anche lui. Dice che questo documento dice che Casper ha invalidato il conclave, dico ah bene, prendiamo anche questo e mettiamo nel sacco, capito? È Dio che lo permette, ma non per i bergogliani. Adesso lo fa per umiliare quelli che ancora hanno il coraggio, dice Dominutella, sei coraggioso? No, sono coraggiosi quelli che vanno a messa lì in unione con il nostro Papa Francesco. Ah, ci vuole coraggio, ci vuole coraggio a farlo, perché diventano luterani. Ah, ma il Papa, la menzione del Papa, un cattolico ha mai parlato così o può mai parlare così? La menzione del Papa non è decisiva per la validità della messa. Scusa, allora che cacchio ci sta a fare il nome del Papa lì? Che è per decoro celebrativo? Tra l'altro è messo all'inizio del canone. Poveri disgraziati Unacum, peggiori dei bergogliani. Ma il nome del Papa si fa dopo le parole della consacrazione. Idioti, non è vero! Quello è nella traduzione italiana, perché nel canone la menzione del Papa anticipa. È all'inizio della consacrazione. Offerimus tibi. Peccato, non ho il testo davanti. Pro ecclesia tua santa. Poi ci sono anche le altre ragioni per cui viene offerta la messa ai defunti, vivi, ma il primo motivo per cui viene offerta la messa, sì, dammi il messalino Francesco, grazie, è quello che avete appena ora sentito. Guardate che bello. Dunque, te igitur clementissime pater, questo è il modo con cui inizia la consacrazione, il canone romano. Ecco, qual è la prima richiesta? Supplici, rogamus ac petimus, preghiamo e ti domandiamo che cosa? All'inizio, all'inizio! Se all'inizio un motivo ci sarà! Dio mio, uti accepta abeas et benedicas, che tu voglia accettare e benedire, per cui si può stabilire che Dio può anche decidere, non c'è un meccanicismo,
la messa non è un fatto meccanico, che tu voglia accettare e benedire ec dona, ec munera, ec santa, sacrificio libata, cioè questi doni, queste offerte, questi sacrifici santi senza macchia. Bene, il Padre Eterno vuole sapere però perché io in quel momento sono all'altare a chiedergli di benedire quei doni. Quali sono i doni? Oh, il pane e il vino. Il pane e il vino sono i doni che noi presentiamo perché diventino il corpo. Però il Padre Eterno vuole sapere perché cosa lo offriamo. Da 2000 anni la Chiesa, la prima cosa che dice, attenti bene, in primis, non scordate questo in primis. In primis significa anzitutto. Anzitutto significa è la cosa più importante che dobbiamo dire. Com'è possibile che questi dell'una cum relativizzino questo senza accorgersene? Accusano me, dandomi dolore, di essere Lutero numero due, perché ho due scomuniche. Non si accorgono che così facendo sono loro divenuti luterani. Anzitutto, in primis, quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica. Ah, e tu che vai a missa con Papa Francesco, per quale chiesa sapriano? Veramente. Mi avete capito in diretta? Chiedo all'amica mia, se è capito, se lo capisce lei, lo capisce tutta Italia. Ti offriamo questi doni anzitutto per la tua chiesa santa e cattolica. Se tu stai celebrando a messa in unione con Papa Francesco, è la chiesa cattolica? Allora questi dell'una cum si ostinano, sì è la chiesa cattolica occupata. Scusa, occupata da chi? E Benedetto XVI, e qui nasce il casino più totale. Adesso vi mostrerò lo schema che ho fatto, e questa novena immacolata, quando ci sono feste mariane, diventa effervescente. Io talvolta, e più delle volte a dire il vero, sono un po' come l'acqua, perché io bevo la Lete o questa qui, e quella effervescente, e qualche volta sta un po' di giorni dentro il frigorifero, allora non è più effervescente. E tante volte sono un po' così, talvolta, no? Me ne accorgo, voi mi dite sempre bravo, bravo padre, però quando arrivano le festività mariane, quando c'è odor di Maria, io mi trasformo, no? Allora, quando si tratta di chiedere loro, quindi la Chiesa è quella ancora lì, sì, hanno le strutture, le hanno occupate, quindi la Chiesa cattolica è ancora quella guidata da Bergoglio? E loro dicono sì, scusate, è Benedetto XVI, e lì nasce il casino più totale tra gli una cum. Alcuni, parlo a ragion veduta, che oggi pontificano, ieri dicevano che il Papa era Benedetto XVI, ora non ci conveni più, Benedetto XVI ha lasciato, ha dato le dimissioni, e perché si firma pipì? Avete saputo di quel sacerdote che mi è venuto con le dita negli occhi definendomi, a me mi ha ferito molto questo, io non mi permetterei mai di farlo, sedicente teologo mi ha definito. Sedicente teologo, merito la scomunica, sono in peccato e non ho la grazia dell'oro. Ci vuole coraggio a parlare così, Perché non lo dice di Bergoglio? Perché non lo dice di Bergoglio? Lo dice di Don Minutella perché è più facile. Bene, a questo sacerdote ho visto che mi hanno fatto vedere che gli sono state poste un paio di domande. Dice, un tale, non so neanche chi, perché non è che ho il tempo di seguire tutto. E tuo padre, mi scusi, abbia pazienza. Io ho seguito la sua catechesi, vorrei sapere un paio di cose. Vorrei sapere un paio di cose. Ma se cosa è stato così, con delicatezza gliel'ha detto. Potrebbe per favore rispondere a questo. E perché allora Papa Benedetto è rimasto in Vaticano con la veste bianca, si firma Pontifex Pontificum e parla apertamente di un momento di crisi nella Chiesa? Per favore mi risponda. Non ha risposto lui, al suo posto ha risposto una pasdaran. Capito come funziona? C'è il casino più totale, perché siccome devono riconoscere Bergoglio come Papa, caspita, ci vuole coraggio a farlo, Dio mio. E quindi Benedetto XVI, allora, in primis offerimus tibi pro ecclesia tua santa cattolica. Per quale chiesa si offre il falso sacrificio? Quando è la chiesa falsa guidata da Bergoglio. E allora Don Minutella, vedete, è eretico, perché Gesù nel Vangelo ha detto le porte degli inferi non prevarranno. Ho forse detto che non c'è la chiesa cattolica, che è morta? Ho mai detto questo io? Ho detto che è così limpido il ragionamento, che la Chiesa cattolica, come ho scritto oggi nel paradigma, nel post, c'è il cosiddetto, l'ho chiamato ogni tanto, mi piace inventarmi storie, la sindrome di Costantino. Sì, ho capito questo. Non vogliono lasciare le parrocchie, non vogliono lasciare le strutture, non vogliono lasciare i ruoli
capito? Non vogliono lasciare i servizi in parrocchia, sindrome di Costantino, perché in questo momento invece chi è cattolico deve accettare di scendersene di nuovo nelle catacombe, seguendo Benedetto XVI e celebrando Rammuccioni. Oh, ma fin tanto che si fosse detto ti offriamo per la tua santa chiesa cattolica, vabbè, qua a posto, subito dopo si dice quam la chiesa, è quello per cui si sta offrendo il sacrificio, in primis, anzitutto è questo il motivo, se non chiariamo questo un prete deve avere paura di salire all'altare, perché è il primo aspetto, e con Dio non si scherza, tantomeno coi sacramenti, quam, pacificare, custodire, adunare e terreggere di neri. Sono quattro verbi fortissimi. Noi ti presentiamo anzitutto, Signore, questi doni per la tua santa Chiesa cattolica. Perché tu, guardate che bello, le doni la pace, la proteggi, la aduni nell'unità e la governi. Come? Ognuno si arrangia. Ognuno si arrangia. Quello dice in unione con il nostro Papa Francesco. Amen. Quell'altro dice in unione, il casino più totale, in unione con il nostro Papa Benedetto. Quell'altro dice in unione con non so chi. Quell'altro dice non mi interessa l'unione. Quell'altro dice in unione con Papa N. Sapete che c'è la N per dire il nome. Uno dice in unione con tutti e due. In unione con nessuno. Le opzioni sono tante, eh? In unione con il nostro Papa Benecesco, o in unione con il nostro Papa Francedetto, e poi 16 e 1 quanto fa? 17, perché Benedetto XVI Francesco I, quindi 16 e 1, 17, diviso 2, quanto fa? 16 e mezzo, 8 e mezzo, ma facciamo 7 e mezzo e giochiamo a briscola. È il casino più totale, e voi volete che il Signore faccia finta di niente, come stanno facendo la maggior parte dei preti legati all'otto per mille, alle canoniche, impauriti peggio dei Don Abbondio? Poveri loro, non sanno ciò che li aspetta. Non parlo dei bergogliani felici del nuovo corso, parlo dei preti, come Financo ha scritto oggi una nostra figliola, che dicono che di nascosto pronunciano il nome di Papa Benedetto. Perché poi, qui ho concluso questo aspetto, il canone dice una cum famulo tuo Papa nostro. Quindi, che ne dicano, la menzione del romano pontefice, del vescovo di Roma, garante dell'unità ecclesiale, non è un accessorio, altrimenti non starebbe all'inizio del canone. È decisivo, proprio perché noi stiamo offrendo il sacrificio per l'unità della Chiesa, in unione con il nostro Papa, e l'unione si manifesta nella dottrina e nella morale. Io vorrei capire quale caspita di unione avvertano gli Unacum con Bergoglio quando dicono in unione con il nostro Papa Francesco. Sono destinati, e dicono alcuni perché sono furbi, vabbè, resistiamo un altro poco, sto Don Minutella rompi scatole, lo dobbiamo tollerare, fra un po' Bergoglio se ne andrà, o comunque in qualche modo dovrà prima o poi terminare, e finalmente si sistemano cose. Non ci hanno capito niente. Non hanno il paradigma, la sindrome di Costantino, perché loro vogliono sperare, vogliono credere, poveri illusi, che la Chiesa è ancora lì a San Pietro in Vaticano, capito? Ecco, allora io avevo preparato questo, questa era la prima dichiarazione che Tosatti ha riportato di questo tale che dice che il conclave del 2013 è invalido proprio perché appunto Cardinale Kasper l'ha invalidato. Però tre giorni fa è stato riportato un articolo di Fra Alexis Bugnolo, i nodi vengono al pettine, quindi non sono l'unico matto sul pianeta. Questo è un frate francescano canonista, credo americano, non so bene però, che dice che le dimissioni di Papa Benedetto XVI sono invalide. Questo io lo dico da 3 anni, adesso lo dice anche lui, e spiega perché.
Lui dice che quando Benedetto, attenti bene perché è sottile come, quando Benedetto, ve lo dico io in parole sintetiche, avevo portato con me tutti i fuochi, ma sono già le 10 e un quarto, caspita. E allora, quando Benedetto XVI ha annunciato le dimissioni, annunciato le dimissioni, era l'11 febbraio, era a Roma, ero a Roma, mi trovavo a Roma. No, ero a Palermo, poi sono salito subito, ero a Palermo. Allora, l'11 febbraio 2013, poi c'è stato il fulmine sulla cupola di San Pietro, è stato San Pietro che si è arrabbiato. A oggi io sono uno, mica mi posso... Allora, lui nell'atto di rinuncia ha compiuto un clamoroso errore. Benedetto XVI, nel testo latino, ha compiuto un clamoroso errore. Leggo. Bene conscius sum hoc munus. Hoc munus. Memorizzate questo termine. Munus. Secundum suam essentiam spirituale, non solo agendo, scusate se lo leggo così, però è storia, et eloquendo et sequi debere, sed non minus paziendo et orando. Attamen, immundo, eccetera, 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 qua proter bene conscius, ponderi suius actus plena libertate, declaro me ministerio. Qual è il termine? È quello di poco fa? Munus. Attenti bene. Declaro me ministerio episcopi Rome, renunziare, eccetera, eccetera. Allora, Benedetto XVI compie un clamoroso errore, cioè distingue il munus, come sempre si fa, dal ministerium. Il munus è l'ufficio di Pietro che gli è stato consegnato nel conclave del 2005. Il ministero è l'esercizio, diciamo, attivo, il governo, sviluppo, l'esercizio del governo. Ora, voi capite bene che sembrano la stessa cosa, ma non lo sono. Perché, per esempio, un papa che sta male, poniamo, e come stava Giovanni Paolo II e non poteva compiere certi atti, rimaneva però il papa, fintanto che non era proprio costretto alle dimissioni. E lì non c'erano ragioni di tipo fisico. Quindi lui, dice padre Bugnolo, ha voluto apposta distinguere tra munus e ministerium perché i saggi, i sapienti, gli intelligenti, i veri fedeli, gli eletti, il piccolo resto cogliessero da subito il messaggio: me ne sto andando perché è venuto il momento, non si può far diversamente, che catechesi stasera, non si può far diversamente, è venuto il momento di consegnare il trono di Pietro alla massoneria e a Satana, perché lui, che era esperto del terzo segreto dei fatti, ma lo sapeva, ma sto consegnando il ministerium, il munus me lo porto con me. Non trovate che è qualcosa di sconvolgente? Allora, a luce di tutte queste cose qui, io stasera avevo preparato questo schizzo qui, non so se si vede, questo è autografo, lo, diciamo, incornicerò. Ho individuato nel casino magmatico di questo momento, ho individuato tre, come si possono chiamare, tre posizioni. Va bene? Ve le leggo. Allora, voi non lo vedete in diretta, forse neanche loro, comunque, questa è la prima posizione. Bergoglio è il Papa. Va bene? Poi c'è la seconda posizione, la sede è vacante, e poi c'è la terza posizione, Benedetto XVI è il Papa. Queste sono le tre oggi, diciamo, grandi interpretazioni del momento. Io dico, ma possibile che questi cardinali non sentano? Ma questo non è mai accaduto, non abbiamo più gli attributi, non esiste più il maschio, la virilità. Io sono arrabbiato, guardate. Ho letto oggi che quando mi scrivono, ma lui ci invita a non andare a messa, ho letto di San Basilio qui nel testo di Newman, che è battezzato dal vescovo della sua diocesi che gli ha voluto bene, l'ha fatto prete, poi quello è diventato ariano, e lui, Basilio, non ci ha voluto avere più, l'ho scritto oggi mi pare nel posto, non ci ha voluto avere più nulla a che fare. Quando poi stava morendo il vescovo ariano, l'ha mandato a chiamare a San Basilio Magno, e San Basilio non ci è andato. Perché ha detto, con gli eretici non bisogna avere a che fare neppure dal punto di vista fisico.
altro che una in unione con il nostro Papa Francesco. Ma che stanno facendo i cardinali? Ma io non parlo solo di quelli anti-Bergoglio, parlo anche degli altri. Ma possibile? Nessuno si preoccupa di intervenire con un simposio, un sinodo, un qualche cosa di decisivo dove si chiarisca. Tutti sanno che c'è la confusione più totale e si va avanti così. È una situazione, fioli cari, che se procede così i rischi sono enormi, perché è esattamente quello che la massoneria voleva. Allora, ci sono quelli, lo riprenderò perché devo chiudere, solo per introdurre il tema, la prossima volta lo approfondiamo. Bergoglio e il Papa. Questa è la prima, diciamo, direzione. Chi ci sta dentro questo? La maggior parte della gente. Quella, come diceva Pina Auricchia, che vedeva idolatrare, adorare il Papa. Che Papa non è. Capito? Sono i cattoprogressisti. Sono i cattolici entusiasti delle riforme del Concilio Vaticano II, ma sono anche quelli dell'Una Cum, ai quali bisognerebbe chiedere: ma che fine fa l'appello di tutta la storia della Chiesa a non andare con gli eretici? Risposta ipocrita che più non si può degli Una Cum. Ma chi l'ha detto che Bergoglio è eretico? Fin tanto che non lo dichiarano eretico, io vado a messa con lui. Ma questa è veramente follia. Cioè, tu poi davanti a Dio dirai così? Ma che pensi che il Padre Eterno, ci sono quelli e quelle che pensano che il Padre Eterno se lo mettono in sacchetta come penso di fare con tutti gli altri. Scusate, e poi dicono il Papa non si può correggere. Come? Paolo che cosa ha fatto? Questo sacerdote che mi è venuto con le dita negli occhi, il silenzio, la preghiera, lui sbraita. Ricorda questo confratello che fa parte del glorioso ordine domenicano, dove c'è niente popo di meno che Santa Caterina da Siena, che a 28 anni, femmina, donna, giovane donna, va a prendere per la sottana Papa Gregorio XI ad Avignone e lo riporta a Roma, e avrebbe avuto tutti i motivi per dire, come sta dicendo questo prete, che bisogna pregare. Bisogna pregare, certamente, ma i pastori devono alzare la voce. Non si faccia illusioni questo sacerdote. Né lui né tutti gli altri, io lo capisco, reagiscono così contro di me perché si sentono rimproverati. Perché Paolo ha rimproverato Pietro, vi ricordate, negli Atti degli Apostoli? Ecco, allora questa è la prima posizione, la approfondiremo. Poi c'è la seconda posizione è che non solo Bergoglio non è il Papa, ma neanche Benedetto lo è. Le dimissioni di Benedetto XVI sono valide e Bergoglio no, però non è il Papa. Quindi Benedetto ha rinunziato, Saspiru Ghiaiddu. Bergoglio non ci piace come Papa. Sono in sede vacantisti. Ci sono molti lefebriani in questa costellazione, ci sono quelli per scelta personale e così via. Infine c'è una terza famiglia di idioti, che siamo noi, che diciamo che invece il Papa è Benedetto XVI. Dunque non siamo né sede vacantisti né bergogliani. E lo diciamo alla luce del terzo segreto di Fatima e di tutte le altre cose che via via abbiamo sviluppato. Bene carissimi, io ho terminato la mia catechesi, chiediamo alla Madonna che ci aiuti. Guardate, questa è una battaglia da affrontare sul piano spirituale, è una battaglia soprannaturale. Ci sono i poteri forti, ma è una battaglia soprannaturale. Vi ricordo sempre quella visione di Caterina Emmerich che racconta che la Madonna era sul colle a ingaggiare la battaglia, è lei che mi ha mandato, per dire, no? Ancora questi si domandano come io abbia fatto a resistere, come faccio ad andare avanti, perché voi non sapete quello che mi mandano addosso, io lo so e lo sanno anche loro, capito? Si stupiscono e prendono sempre più consapevolezza giorno per giorno che stanno avendo a che fare non con Don Minutella, che alla fine già il cognome Minus è già una provocazione, ma con la Santa Vergine Maria. Lo dico dal primo giorno. Hanno fatto i conti senza l'oste, si sono messi lì a pianificare la distruzione della Chiesa, pensavano che tutto gli stesse andando bene, ma con i piccoli del Magnificat, con i piccoli di Maria, si realizza ancora una volta la parola del Magnificat, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Laudetur Iesus Christus. E avanti con Maria, buona novena dell'Immacolata anche domani, il secondo giorno.